Lucia Sconfienza, della Canellese, un'azienda storica, dell'Astigiano. Noi siamo qui a Calamandrana, voi vi chiamate la Canellese, possiamo svelare questa cosa, l'azienda è nata a Canelli, a Sì, pochi chilometri di esatto. qua, ed è un'azienda che si occupa soprattutto della produzione di vermut, in maniera sintetica. Il vermut che cos'è? E poi voi, storicamente, come siete legati a questo vino, a questo vino, a questo vermut? Storicamente, percorriamo la tradizione che ci è stata tramandata dai nostri bisnonni e poi nostro nonno, producendolo secondo la ricetta tradizionale piemontese e Sì, perché c'è quindi una ricetta sul esatto, vermut, ha una ricetta, c'è no? una ricetta basata appunto sull'estrazione a freddo per ottenere gli aromi naturali con i quali aromatizziamo il vino. Perché tutti sanno che il vero vermut è prodotto da 75% di vino, poi comunque con l'aggiunta di alcol e zucchero, oltre che una percentuale di estratti naturali da noi Ecco, prodotti. si può dire che, non so se sia una leggenda, ma che il primo vermut era a base moscato? Questo è vero, Questo sì. è vero, questo Nella storia il primo vermut fu prodotto a base moscato, perché comunque tutti sanno che comunque il vermut nasce in Piemonte e non da un'altra parte in Europa. Certo, voi siete attivi da quanto la Canellese? È circa da 70 anni. Diciamo, alcune fonti storiche ci fanno risalire una prima produzione empirica verso il 1930, 1925-1930. Ma poi la vera produzione ci fu verso il 1947. Ecco, oggi qui nella sede della Canellese parleremo soprattutto di vermut e della miscelazione del vermut, no? Cioè, Esatto, ci spiega? la miscelazione del vermut per riscoprire il vermut Funzione nella sua principale. funzione principale, quindi di essere bevuto liscio, ma anche miscelato facendo dei cocktail proprio per riscoprire questa antica bevanda Certo. che Che i comunque barman usavano esatto, che i moltissimo, Marmon giusto? usavano moltissimo, e questo risale a miscelazione scoperta in America verso il 1900-1910. Certo, qui noi abbiamo diverse bottiglie di vermut, questo è un vermut, questo rosso è un vermut Esatto, sì, rosso. Perché rosso? perché rosso? Perché secondo sempre la tradizione storica si dice che il primo vermut che nacque fu quello rosso, poi Ok. a conseguenza quello bianco extra dry e chinato, che comunque noi qui abbiamo un'eccellenza artigianale prodotto secondo anche con un'altra nostra Sì, ricetta certo. particolare. C'è un altro prodotto però che presenterete oggi qui che è il bitter. Sì. Ci dice che cos'è il bitter? Perché Bitter, tutti ne parlano di questo bitter, ma in realtà nessuno sa bene di che cosa si tratta. il bitter, secondo la parola bitter vuol dire amaro. Noi l'abbiamo studiato sconvolgendo, diciamo, i bitter che ci sono In commercio. in commercio, dandogli una nota alcolica moderatamente giusta e con una gradazione zuccherina tendenzialmente amara. Ma la novità ve la dirà poi il nostro fratello, che è quello che l'ha studiata per quanto riguarda diciamo, altre particolarità di questo Ecco, diciamo chi è il prodotto. fratello Sì, così. il dottor Alfredo Sconfienza, laureato in chimica e responsabile di questo progetto per il Ecco, Bitter. quindi non svegliamo Per ancora adesso no, lasciamo quale. una chicca Va di bene, sorpresa. possiamo far vedere però la bottiglia che è particolare, una bottiglia del tutto particolare con Sì, un'etichetta particolare e è il poi questo. nostro, diciamo, noi lo chiamiamo affettuosamente omino, Ah, sì, ecco. affettuosamente omino, perché è un nostro vecchio marchio storico che risale all'epoca, diciamo, del futurismo, quindi Certo, 1920-1925. infatti si vede benissimo, direi che la grafica è proprio quella futurista, no? Esatto, e quindi Ok. stiamo rivalutando tutti i nostri prodotti, oltre comunque alla loro bontà, dandogli una linea
particolare legata a questa immagine che fa Ecco, parte dell'azienda. parliamo di mercati. Oggi ci sarà anche un aspetto di mercato. Voi non avete solo il mercato italiano, ma avete anche mercati Noi, esteri, esatto, vero? noi non abbiamo solo mercati italiani, ci stiamo espandendo in altri mercati dove apprezzano soprattutto e hanno una cultura soprattutto per questi prodotti, diciamo del bere buono e sano. Senta, ma ci dica la verità, ma il vermut è veramente bevuto nel mondo? Sì, il Sì. vermouth è bevuto nel mondo e c'è una crescita maggiore costante di anno in anno, quindi si prevede, anzi speriamo di prevedere dei consumi maggiori perché spazio ce n'è e ce ne sarà sempre per questi prodotti. C'è un revival, diciamo, a un ritorno al passato. Senta, ma lei, diciamo le verità, lei è contitolare di questa azienda con due fratelli, una sorella e un fratello che abbiamo già nominato, ma il vostro sogno nel cassetto qual è? Il nostro sogno del cassetto, ce ne sono tanti sogni del cassetto. Così mi coglie un po' alla sprovvista, Ci vuole grazie. pensare, Ci voglio va bene, lo diciamo un'altra pensare. Lo volta, diciamo un'altra va bene, volta. grazie.